Dopo 21 giorni di pausa si riparte, il pallone torna a rotolare sui campi dell'eccellenza pugliese e lo fa con la 15ª giornata, la seconda del girone di ritorno e 13 partite in calendario domenica 8 gennaio. Si torna in campo con il Manfredoni in vetta al girone A, Sipontini ospiti del Foggia in Cedit, penultimo della classe con i suoi 6 punti, in un incrocio che sa quasi di testa coda. I due piatti forti sono però rappresentati dal doppio incrocio tra le squadre che viaggiano tra la seconda e la quinta posizione. Alle 14:30 il Canosa, quarto a quota 24 punti, ospita il Bisceglie, una delle due seconde della classe a 30. A pari punti con i nerazzurri c'è il Corato che alle 16 scenderà in campo contro il Mola, quinto a 23. Per il DS dei Baresi, Danilo D'Ammacco, non ci sono dubbi. Noi non ci poniamo limiti, quindi come dire, il nostro quarto posto sarebbe il primo traguardo da raggiungere, però noi non dobbiamo guardare il quarto posto, ma andare oltre il primo traguardo utile. Io ho detto alla nostra squadra di almeno, potrebbe essere anche impossibile, ma noi guardiamo il secondo posto perché il Manfredonia è molto staccato. Si sente già sapore di playoff, perché comunque sia il Corato che noi siamo squadre che benissimo può raffigurare bene nei playoff. Quindi secondo me questa è una delle gare decisive in queste 12 gare che ci mancano. Turno importante anche in chiave salvezza, l'Ortanova terz'ultimo va sul campo del Real City, sesto, ma distante appena 4 lunghezze, mentre si incrociano anche Polimni e San Severo. Sfida tra i secondi migliori attacchi del girone in Unione Calcio Bisceglie, Borgo Rosso Molfetta, il fanalino di coda Vigor Trani attende il San Marco. Nel girone B c'è grande equilibrio in vetta, un punto separa la capolista Città di Gallipoli che a Castrignano del Capo ospita l'Otranto terzo a meno 5 dalla sua più immediata inseguitrice, l'Ugento, distante una lunghezza, che in casa attende lo Stuni sesto. Il Manduria quarto sarà ospite di un Massafra a caccia di punti salvezza. Completano il programma di giornata Arborisbelli a Vetrana, Novoli Gallipoli Football Club e Ginosa a Castellaneta. Marca visita Toma Maglie Virtus Matino, posticipata a sabato 14 gennaio nel fine settimana che non vedrà l'eccellenza in campo per la disputa della finale di andata di Coppa Italia Dilettanti tra Manfredonia e Manduria.